Consigliere Tonini Adele, che credo che voglia esercitare l'opzione degli 8 minuti più. Ok. Grazie Eccellenza. Ringrazio innanzitutto i segretari di Stato per le relazioni di cui discutiamo oggi. Due riguardano importanti obiettivi, finalmente devo dire gli obiettivi su cui si vuole puntare per una nuova sanità, quindi il piano sanitario nazionale e l'ospedale. L'altro è quello sulle dimissioni del direttore generale, che è un punto a cui purtroppo si è arrivati prematuramente, ma non certo è stato un fulmine a ciel sereno. Di queste dimissioni infatti è stato detto di tutto e di più sui giornali, soprattutto per far passare una strumentalizzazione politica. Però c'è da dire anche che da tempo, anche dalla stessa dottoressa Bruschi in Commissione Sanità, in cui il comitato esecutivo è stato audito più volte, è stato detto chiaramente che c'è una grave intromissione della politica nella gestione dell'ospedale e che questo ricade sul lavoro portato avanti dalla dirigenza IS. Questo purtroppo succede da sempre nell'ospedale. Rete ne ha parlato più volte di questo problema, anche nelle precedenti legislature e più volte. Oggi la figura della dottoressa Bruschi era stata scelta proprio per il suo ruolo manageriale, affinché potesse traghettare l'IS verso un nuovo assetto di sostenibilità gestionale ed economica. E direi soprattutto per far diventare l'IS un fiore all'occhiello della sanità sammarinese e poter realizzare collaborazioni con le realtà limitrofe ed essere finalmente punto di riferimento anche per pazienti italiani. È proprio grazie alle sue competenze, alle competenze di questa figura, che si è potuto creare collaborazioni con le realtà limitrofe che sono servite, ne abbiamo l'esempio durante il Covid, a cui ci si è affidati per costruire un nuovo assetto sanitario basato sull'intensità di cura, ovvero per dare risposte personalizzate al bisogno di cura e assistenza al paziente. Questo prevede il nostro nuovo piano sanitario, un modello che ormai è presente ovunque, o perlomeno nelle strutture più avanzate. L'obiettivo principale quindi è quello di aumentare la qualità dei servizi erogati con le stesse risorse. Nell'intensità di cura il protagonista principale è quindi il paziente. Diversamente dall'ospedale organizzato per disciplina, dove i pazienti venivano ricoverati nelle stesse unità, nelle diverse unità ospedaliere sulla base della propria patologia, in un nuovo modello che è definito per intensità di cure, solo in ultimo il paziente viene ricoverato, ma prima sono i diversi professionisti a seguirlo, quindi a girare intorno al paziente. Ad esempio l'infermiere territoriale che si vuole predisporre con il piano sanitario potrà seguire il paziente passo passo, sgravando di alcune incombenze il medico, un infermiere territoriale che ha da sempre un rapporto diretto con l'assistito e che conosce bene la persona e che insieme al medico, curante ovviamente, a livello territoriale potrà garantire un'assistenza personalizzata. Prevenzione e sviluppo di una rete territoriale di qualità sono due punti cardine del nuovo assetto IS e presenti nel piano sanitario. Saranno la base del nuovo atto organizzativo dell'ospedale. Un modello organizzativo che porta con sé un cambiamento sia nella mentalità sia nel modus operandi di tutti i professionisti che vi lavorano. È chiaro che il piano sanitario e la riorganizzazione del nuovo ospedale per intensità di cura è strettamente correlata alla stessa struttura ospedaliera. Per questo si sta ragionando appunto del nuovo ospedale, capace di dare piena operatività e proiettato verso quella nuova sanità innovativa cui si vuole invece puntare. Tutti abbiamo sotto gli occhi un ospedale che è diventato, direi, fatiscente, forse eccessivo, ma di certo non è una struttura adatta all'accoglienza. Di sicuro ha problemi strutturali molto seri su cui serve intervenire al più presto. Perché continuare a spendere 8 milioni l'anno per la sua gestione, continuare a mettere pezze ai muri, perché c'è il rischio di crollo, non credo serva più a molto. Un nuovo ospedale come base per creare quindi le condizioni per il rilancio dell'IS nel Paese e di raccordo con la comunità del Paese, un progetto che prevede un bando pubblico con previsione di partenariato pubblico-privato per poter partire con l'inizio cantiere si auspica nel primo semestre 2023.
il progetto di una nuova sanità e di un nuovo ospedale al servizio della cittadinanza e per la cittadinanza, che rimanga pubblica e al servizio del pubblico. Un progetto strategico, quindi. Ho sentito dire dalla collega Savoretti prima che serve per prendersi del tempo, poi alla fine di procedere celermente. Io voglio ricordare alla collega Savoretti che nella legge di bilancio del 2017, la 147, l'allora suo governo, all'articolo 14, veniva individuato proprio l'ospedale di Stato tra le opere strategiche da avviare entro il 2018 e si dava mandato al Congresso di emettere un bando di concorso internazionale per la progettazione. Tra l'altro, in quell'occasione Rete aveva portato un emendamento per cui aveva inserito anche che i progetti avrebbero dovuto privilegiare la funzionalità dell'opera, l'economicità, la velocità della sua realizzazione, nonché la riduzione dei consumi per la sua gestione. Ed è proprio per perseguire questi obiettivi che la spesa che si farà per il nuovo ospedale potrà sicuramente far risparmiare già quegli sprechi che oggi si spendono ogni giorno. Il progetto è importante, certo, sarà importante anche l'impegno economico, ma oggi finalmente si ha un'idea chiara e precisa di dove si vuole portare la sanità pubblica, alla sua valorizzazione, all'eccellenza, puntando anche a creare aree specialistiche che possano attrarre pazienti da fuori territorio e quindi creare anche introito. La sanità è un servizio da sempre molto costoso, questo lo sappiamo tutti, ma se vogliamo continuare ad avere un servizio gratuito e universale, e questo è l'obiettivo della Segreteria alla Sanità e di questo governo e di questa maggioranza, dobbiamo innovarci e adeguarci ai migliori standard esistenti oggi nel mondo. Credo che dobbiamo dare ai nostri cittadini il miglior servizio possibile e per quello che è l'aspetto primario di tutti noi, ovvero la salute, perché riguarda tutti noi. Questa ristrutturazione dell'intero sistema salute è un progetto ambizioso e ormai improcrastinabile, che è stato portato avanti nonostante il Covid, nel mentre di una gestione di una pandemia in atto, e di questo lavoro credo che ne vada dato atto e merito. Dicevo, un progetto molto ambizioso, perché passa prima di tutto da un riconoscimento di un ruolo, dalla fiducia in un progetto di cambiamento e dal lavoro di squadra di molti professionisti coinvolti. Per questo serve una guida competente e serve dare fiducia a questa guida. Purtroppo molto spesso devo dire che sento nel Paese, purtroppo forse si sofferma un po' troppo sulle sciocchezze, senza capire le difficoltà che ci sono per portare avanti questo tipo di cambiamento, che ovviamente fa paura, perché fa paura a chi ha paura del cambiamento. Ma solo con il tempo e con la volontà, grazie eccellenza, dicevo, solo con il tempo e la volontà di migliorare le cose credo si possa arrivare agli obiettivi preposti. La volontà c'è, il tempo forse comincia a stringere. Non ci si può permettere infatti di continuare a lasciare le cose così, perché prima di tutto non è per la nostra sanità né economicamente né gestionalmente sostenibile. Spiace quindi sapere che è proprio la politica a non dare quella fiducia necessaria a un progetto generale e alla guida scelta per portarlo avanti. Questo modo di fare non dà la giusta valorizzazione di quei professionisti che invece hanno dimostrato di volere un cambio di passo, di competenze che chiedono un'operatività snella, senza intromissioni, e di chi, come è già stato detto, deve sopperire alle mancanze di altri. Perché? Perché semplicemente ci tengono a una sanità che funziona e quindi, se è necessario sopperire a mancanze di altri, lo si fa. E di questi professionisti vi assicuro ce ne sono. Spiace quindi vedere che proprio per la volontà di dividere invece che unire, un direttore generale oggi si dimette e io devo dire la voglio ringraziare per la volontà e per il lavoro svolto fino ad oggi, con dedizione che continua a fare nonostante sia dimissionaria, cosa che non è assolutamente scontata, perché se fosse dimissionaria, come molte volte succede, una persona magari se ne fregherebbe, e invece si continua a lavorare con dedizione, proprio perché forse magari ci tiene di più una persona che è fuori da questo territorio, perché capisce le particolarità di questo paese.
Il problema delle divisioni è evidentemente il riflesso della scelta politica di un organo, il Comitato Esecutivo IS, e del suo direttore generale, scelto direttamente dalla politica, certo, e non dal segretario di Stato, ma lo ribadisco, dal Congresso. E questo lo ricordo a chi evidentemente è sfuggito, è previsto per legge che il direttore generale sia scelto dal Congresso, sia definito dal Congresso di Stato. Ora il segretario della Sanità dovrà trovare un altro direttore generale altrettanto capace e con altrettante competenze, e credo proprio non sarà facile. Auspico comunque che si possa andare speditamente, evitando intromissioni politiche ulteriori, lasciando spazio alle competenze di lavorare alacremente per raggiungere l'obiettivo di dare alla nostra cittadinanza un ospedale funzionale dove didattica e ricerca possano coesistere, per dare alla nostra cittadinanza una sanità di valore che punti alla prevenzione, al ritorno alla medicina territoriale, a una sanità operativa e al servizio primariamente del cittadino. Grazie.